Quando nasce l'idea di fare il doppiatore? È una conseguenza del fare l'attore. Io ho fatto la scuola di teatro e oltre a fare teatro, poi tra le tante possibilità che il mondo dello spettacolo mette a disposizione c'è anche quella del doppiaggio. E quindi poi ho tentato e ci sono riuscito. Nasce tutto comunque nel 1987. E qual è stato il primo personaggio che hai doppiato? Chi se lo ricorda? Credo una cosa in una di quelle specie di telenovelas che andavano in onda negli anni 80, insomma, non lo so, di quale non mi ricordo, ma è tipo un brusio, un piccolo ruolo. Qual è quel personaggio che non ti aspettavi che facesse successo e che ti ha dato però difficoltà nello fare e quello che ti ha dato più gioia nel fare? Guarda, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Parto da quello che mi ha dato più piacere nel farlo. E potrebbe anche avere la risposta della prima domanda che mi hai fatto, che è un personaggio che ho fatto in Lost che si chiama Said, che non mi aspettavo che avesse quell'evoluzione, era stato pensato con un accento medio orientale, quindi pensavo fosse molto difficile. Ti risponderei che l'unica cosa che abbia mai desiderato è morta tra le mie braccia. E invece poi si è rivelato più facile del previsto ed è stato molto piacevole farlo. A livello proprio attoriale, poi al di là della risposta che ho avuto nei commenti e anche nell'apprezzamento della mia interpretazione. E non sarò mai più quello che ero. Chi è responsabile deve subirne le conseguenze. Questo è il mio dovere ed è così che la onorerò. Abbiamo detto appunto che hai girato tanti personaggi, Pirati dei Caraibi, hai fatto La Maledizione della Prima Luna, ad Armageddon, quindi sei passato allo spazio, che sicuramente probabilmente non ti aspettavi che facesse tanto successo quel film. No, non me l'aspettavo. Allora, io parto dal presupposto che come spettatore amo quel genere di film, se disaster movie sono per me come una soap opera, insomma, me li guardo con piacere. E quella cosa lì è successa un po' per caso, e invece poi è andata benissimo, e anche il film ha avuto molto riscontro. Era uno dei primi disaster movie. Colonnello Willie Sharp, dell'Aeronautica degli Stati Uniti. Chiedo il permesso di stringere la mano alla figlia dell'uomo, più coraggioso che abbia mai conosciuto. In Asterix, il regno degli dei, hai fatto un personaggio che in realtà sembra fortissimo, e poi in realtà... È vero. È il fabbro Automatix. Sì, me lo ricordo, l'ho fatto qualche anno fa. Mi capita di svariare, ecco, diciamo che ho questa tendenza a livello recitativo e a livello espressivo di riuscire a coprire varie fasce e a rendere tutte quante credibili, quindi questo mi ha portato poi nell'arco del tempo a fare personaggi molto vari tra di loro. Prezzo speciale Regno degli Dei, 40 sesterzi. Lo compro. Siete diventati una banda di imbecilli avidi. Eravamo imbecilli già molto prima dei romani. Asterix e il Regno degli Dei. Con Lupin, The First, con Gaemon, che poi ci sono state tante evoluzioni dei personaggi di Lupin. Come l'hai accettato questo cambiamento di Ishikawa? Ma è passato come cambiamento, la linea più o meno rimane sempre uguale. Diciamo che nell'arco del tempo hanno tentato di dargli un sentimentalismo in alcuni momenti un po' più accentuato. Io non sono un angelo, sono un samurai. Pronta? Un'ironia di fondo un po' più accentuata rispetto ad altre volte, ma in linea di massima rimane sempre lo stesso personaggio, rimane sempre quello che sta più in silenzio di tutti, quello che comunque ha un atteggiamento nei confronti della vita e delle cose sempre più riflessivo rispetto ad altri, ma quando poi si parla di azione alla fine fa quello che fanno tutti gli altri suoi amici, insomma. A piacere e a provare questa adrenalina
del furto elevato ad arte. Con Ishikawa, 13° discendente della casata Ishikawa, maestro della tecnica Yai. Con la mia katana Zantesuken posso tagliare qualsiasi cosa. Ti aspettavi che era così, perché anche perché parliamo di un Lupin 3D, cioè una grafica molto diversa da quella standard che normalmente ha Lupin. Allora, io non ho visto tutto il film e non ero presente alla presentazione che è stata fatta al Milano. Mi dispiace, sono stato intervistato, ho fatto diversi interventi pubblicitari a favore del film, naturalmente. Il film che nessun fan di Lupin si deve perdere. Sembra essersi fermato. Parola di samurai. E mi dispiace che sia stato bloccato, momentaneamente, naturalmente, spero. La veste grafica è completamente diversa rispetto a quelle precedenti, è in 3D. E per quanto riguarda le scene che ho visto, mi è piaciuto molto graficamente, è una cosa diversa, molto più moderna naturalmente, fruibilissimo, insomma. Infatti spero che quanto prima ci sia la possibilità di vederlo. A questo punto il teatro è fermo, come ci si comporterà, perché si parla di riniziare l'anno nuovo? Allora, questa è una situazione molto grave, molto molto grave, per quanto riguarda il comparto dello spettacolo. E poi parliamo del teatro, che notoriamente, tranne rare eccezioni, è composto da persone che non hanno guadagni enormi, hanno guadagni assolutamente normali, seppur facendo un mestiere bellissimo, ed è molto faticoso. E spero che ci siano aiuti sufficienti per far vivere le centinaia di persone che per passione fanno questo lavoro, hanno scelto di fare questo lavoro, che è il lavoro del teatro. Alcuni fanno solo il lavoro teatrale, quindi lavorano solamente nel teatro, e altri hanno la fortuna di fare anche cinema o televisione, ma la maggior parte lavorano nel teatro, piccole compagnie, grandi compagnie, che in questo momento sono tutte quante ferme. È un settore che viene poco considerato per le difficoltà enormi di sopravvivenza che hanno gli attori, guadagni che non ci sono, e che dovrebbe essere considerato molto di più e aiutato molto di più. Diciamo che quello che si fa nei confronti della cultura in generale in questo paese non è proprio il massimo, anzi è veramente il minimo della vita. E dovrebbe essere diverso invece. L'attore rimane comunque attore, dopo è anche fare il doppiatore. La base dell'attore, sì, dovrebbe essere un attore. L'attore, fare l'attore, studiare, ti permette di avvicinarti ai personaggi con un altro atteggiamento, ed è questo che si fa quando si fa a scuola di teatro, al di là della dizione e tutto quanto il resto. E quando si fanno gli spettacoli, ti permette di capire la realtà di qualcun altro e di farla diventare tua. Un samurai rimane sempre un samurai. Questo da Gemon Ishikawa. E ti posso salutare dicendoti e augurando a tutti voi buona fortuna per tutto quanto.